Dai un tocco di luce alla tua casa. Meravigliosa creatura, ben approdati in Irex in the Wonderland. Quest'oggi ti mostro un tutorial facilissimo per realizzare un vasetto di vetro con i brillantini che non si staccano. Perché, come vedi, anche se ci passo sopra con la mano, qui non c'è nulla e l'ho impreziosito intrecciando una collana con il ciondolo a stella. Ma puoi decidere di decorarlo anche con un nastro o con quello che la fantasia ti suggerisce e lo puoi utilizzare come porta tutto. Io andrò ad inserirci l'edera finta. Ecco qui. E diventa quindi un vaso. Oppure per le amanti del trucco come portapennelli o anche come portapennelli da pittura, quindi se dipingi. Infine puoi usarlo anche come portacandela. Quindi vai a inserire la candela all'interno e creerà una bellissima luce soffusa molto molto romantica. Ma vediamo subito come farlo. Ci occorre un barattolo di vetro pulito, come questo. Senza etichetta e senza niente. Brillantini, io andrò a mettere questi argentati perché ho la casa con molti richiami di questo colore. Un pennello, un piatto di carta e con la vinilica. Iniziamo con il versare tutti i brillantini argentati all'interno del piatto e ci uniamo la colla vinilica. Non tantissimo, diamo una mescolatina con il pennello in modo che i brillantini si uniscano alla colla. In questo modo, una volta che andrai a cospargerli sul barattolo, non si andranno a togliere. E spennelliamo tutta la superficie. Volendo potevi fare anche un mix di brillantini, quindi color argentato e dorato, altrimenti dei colori che hai tu. Ovviamente andiamo a tralasciare la base. Ok, lascio asciugare. Poi ci do una seconda mano così mi viene ancora più preciso. Bene, spero di averti dato una nuova idea. Per riceverne altre, iscriviti attivando la campanellina tutte, regalami un like e condividi questo filmato su tutti i tuoi social. Ed io passo e volo via.